Ciao amici, ci stiamo preparando e stiamo preparando Alba per una grande partenza, per un grande viaggio, ma abbiamo ancora un sacco di cose da fare prima di mollare gli ormeggi. E poi penso che sarà un pochino una partenza emotiva perché comunque lasciamo il luogo che ci ha ospitati per più di un anno e mezzo. Sì, è vero, ma intanto possiamo sempre tornare e fuori c'è un mondo da esplorare. Un mondo fuori e anche un mondo grande dentro di noi. Io sono Giulia, lui è Mess e questa è Alba, la nostra casa. Dopo anni di vita in città, abbiamo accolto il richiamo della natura e siamo andati a vivere sulla nostra barca a vela. Iscrivetevi al canale e salite a bordo per un grande viaggio tra le meraviglie della natura ed i luoghi dello spirito. Partire non è semplice, qualunque sia la nostra situazione iniziale. Lasciarsi alle spalle i pilastri della vita quotidiana, la casa in cui ci sentiamo sicuri e le nostre abitudini richiede forza di volontà. Per noi il mondo ordinario è difficile da lasciare perché è costellato di tante piccole gioie. Le nostre giornate su Alba in Sicilia sono proprio così, quasi sempre illuminate dal sole, cullate dal mare e benedette dall'Etna, grande guardiana di questi luoghi. Ma a dirla tutta, anche quando la vita quotidiana non offre tutte queste gioie, è comunque difficile lasciarsela alle spalle, perché in qualche modo abbiamo la capacità di affezionarci ai dolori e alle difficoltà che ormai conosciamo e di sentirci comodi e protetti nella nostra scomodità. A me fa un po' effetto pensare alla nostra vita in barca qui in Sicilia come vita quotidiana che stiamo per lasciare, perché solo un anno e mezzo fa questa stessa vita era la nostra destinazione, il nostro punto di arrivo. Allora la vita quotidiana era quella che avevamo a Copenaghen, il nostro appartamento in città, con i nostri lavori in ufficio e tutto il resto. Abbiamo lasciato quella quotidianità per entrare nel mondo straordinario della vita in barca in Sicilia, che adesso è diventato la vita quotidiana che ci prepariamo a lasciare. Sì, è proprio così. L'unica certezza nella vita è che le cose cambiano sempre. E l'unico modo di andare avanti è sempre crescere e imparare. Se si indugia troppo, si rischia di rinunciare a partire per paura di lasciarsi alle spalle il mondo conosciuto e per timore di ciò che si dovrà affrontare nel mondo che ci attende. Ciò non significa solo rinunciare ad esplorare luoghi meravigliosi, ma anche perdere la possibilità di vedere il mondo sotto una luce nuova, di fare nuove esperienze e di imparare a conoscere noi stessi e diventare i veri noi stessi. Se non vincessimo l'indecisione di dire addio al mondo conosciuto, sarebbe ai veri noi stessi che diremmo addio. E allora cosa possiamo fare per vincere l'indecisione? Possiamo cogliere tutti gli insegnamenti che la vita che stiamo per lasciare ci ha impartito e così prepararci al meglio alla nostra partenza. Il progetto legato alla barca che ci sta impegnando moltissimo in quest'ultimo periodo è rendere Alba autosufficiente dal punto di vista energetico, in modo da poter passare lunghi periodi in rada senza dover andare in porto. E dopo un'infinità di ore che principalmente Mess ha passato a fare ricerca, a testare soluzioni diverse, confrontarsi con altre persone, finalmente abbiamo un piano. Vogliamo mettere 400 watt di pannelli solari, metà sul spray hood e metà sul bimini. E poi sostituiamo le vecchie batterie con nuove batterie AGM e alla fine colleghiamo i nuovi pannelli con le nuove batterie. Abbiamo ricevuto i pannelli solari che avevamo ordinato e adesso li portiamo a Catania in una veleria sperando che ci possano aiutare a fissarli a bimini e spray wood. Abbiamo trovato una soluzione con la veleria e adesso non ci resta che vedere quando riusciranno a consegnarci il lavoro finito. Abbiamo comprato 4 batterie Victron AGM, poi abbiamo preso 2 regolatori di carica per
far arrivare la carica dai pannelli solari alle batterie e poi uno smart shunt che ci dirà con il Bluetooth quanta carica c'è sulle batterie e quanto le batterie si stanno caricando. Abbiamo comprato tutte queste cose da Negozio Eco, che è una realtà italiana di professionisti nel mondo dell'energia, nella nautica, che dà massima assistenza al cliente nella progettazione, nella scelta dei prodotti e anche poi nell'installazione vera e propria. Abbiamo parlato a lungo con loro del nostro progetto e per supportarci ci hanno fatto un piccolo sconto sulla grande quantità di roba che abbiamo comprato, ma vi avrei comunque consigliato Negozio Eco per i prezzi super competitivi. Noi avremmo comunque comprato da loro per la professionalità, per l'assistenza al cliente e anche perché sono impegnati a dare lavoro a cooperative che impiegano persone appartenenti a categorie svantaggiate. Questo secondo me è un grande punto di forza. Allora adesso dobbiamo fare i buchi nella coperta per far pesare i cavi per i nuovi pannelli solari. Praticamente il buco che stiamo per fare è dalla coperta sotto lo spray wood qua, che va dentro al bagno, quindi il cavo passerà un po' nel cilindro del bagno, poi passerà dietro alla tanica delle acque nere e entrerà in un tubo che lo condurrà fino al regolatore di carica e alle batterie. Con impegno e forza di volontà abbiamo fatto arrivare tutti i cavi al gavone batterie. Non è stato facile, la barca è piena di spazi angusti in cui è quasi impossibile infilarsi. Ok, vai! E finalmente anche la veleria ci ha chiamati per dirci che Spraywood e Bimini erano pronti per ospitare i pannelli solari. E così il progetto al quale tanto avevamo pensato finalmente ha iniziato a prendere forma. L'unica cosa che ancora mancava era l'elettricista che venisse a fare il collegamento finale delle batterie. Noi non avevamo gli attrezzi giusti, ma a quanto pare era troppo presto per cantare vittoria. Visto che abbiamo un po' di attesa, adesso magari possiamo fare una pausa dai lavori e dedicarci un po' alla preparazione emotiva della nostra partenza. La Sicilia è stata un luogo meraviglioso in cui vivere una parte di questa nostra vita. Ci siamo subito innamorati del barocco di Catania, della bellezza di Taormina, dell'aura divina di Agrigento, dei segreti di Siracusa e Noto, dei luoghi mitologici delle Eolie e della ricchissima Palermo, dove abbiamo addirittura considerato di trasferirci. Ma se dobbiamo scegliere un solo posto in cui rendere omaggio a tutta la nostra isola, ci rechiamo in quello che più di tutti ci ha fatti sentire a casa, l'Etna, a montagne. Questo qui è il posto dove siamo venuti una delle prime volte. Cosa hai imparato dalla Sicilia? Ho imparato ad apprezzare il valore dei contrasti, della diversità. Guarda, sei su una terra, cammini su una terra vulcanica, c'è la neve che scende, hai il bianco e il nero, hai la tranquillità, ma anche un po' la frenesia, un po' quel movimento. Mi ha insegnato che nella vita non bisogna essere per forza una cosa sola, ma la bellezza deriva proprio dall'essere tante cose diverse, da essere un po' bizantina, un po' normanna, un po' barocca, un po' pura natura, un po' mare, un po' natura selvaggia. E alla fine anche noi possiamo essere così, essere meravigliosi nella nostra unicità. E tu invece cosa hai imparato dalla Sicilia? La cosa che ho imparato è che i siciliani non hanno questa divisione tra lavoro e vita privata. Per loro è tutto una cosa unica. Paragonato al nord, da dove vengo io, dove c'è una grande separazione tra lavoro e la vita privata. A volte sembra che i siciliani lavorano sempre, ma invece è più che mescolano la vita privata con la vita di lavoro, mettono tutte le cose insieme, la famiglia, il lavoro, gli amici. È una cosa che mi ha insegnato tanto. Magari si divertono di più. Infatti, sempre così.
Comunque, prima parlavo di contrasti, guarda questo. La strada di pietra vulcanica che prima era nera, adesso è completamente bianca. Siamo ad aprile, la neve scende dal cielo, sembra di essere in piena montagna, pieno inverno. Forse questa neve è il saluto che l'Etna ci sta dando e spero l'in bocca al lupo che ci vuole trasmettere. Ripensando a quello che hai detto prima sul modo di lavorare in Sicilia, un'altra cosa che la Sicilia mi ha insegnato è a smettere di avere fretta, cioè smettere di provare a controllare tutto quello che mi circonda, a controllare quando verrà l'elettricista, quando mi porteranno le vele, quando una determinata cosa sarà fatta. Perché la Sicilia non è un posto in cui le cose vengono fatte quando tu vuoi che vengano fatte, ma un posto in cui le cose vengono fatte quando ti serve che vengano fatte. La Sicilia sa, i siciliani sanno. Quindi bisogna provare a smettere di controllare e fidarsi un po' di più del fatto che quando una determinata cosa ti servirà, arriverà. Devi fidarti dell'universo. Già. Dobbiamo lasciare l'universo libero di agire. Le cose arrivano al loro tempo. Ed è finalmente arrivato il giorno in cui l'elettricista ha finito il lavoro alle batterie. E non siamo rimasti neppure troppo stupiti del fatto che fosse proprio l'ultimissimo giorno utile prima della nostra partenza, appena 12 ore prima che mollassimo gli ormeggi. Qui funziona così, ma vi garantisco che funziona. E finalmente noi e Alba siamo pronti. Quando prima di partire ci prepariamo bene e raccogliamo con calma tutti gli insegnamenti che la nostra realtà quotidiana ha da offrirci, allora sì che capiamo più a fondo il nostro desiderio di esplorare un mondo nuovo. Non si tratta solo di viaggiare e riempirsi gli occhi di bellezza e paesaggi. Quello che ciascuno di noi veramente cerca è una nuova chiave di lettura per l'altro universo, quello ancora più vasto e sconfinato che abbiamo dentro. E in questo senso, la partenza dal nostro quotidiano per esplorare luoghi lontani e sconosciuti non è altro che la nostra personale espressione fisica e materiale del coraggio di ampliare il mondo conosciuto, con tanto di pregiudizi e convinzioni, per arrivare ad una galassia più ampia. Solo oltrepassando i confini di una visione limitata della vita possiamo avventurarci alla scoperta del nostro grande universo interiore. E mentre navighiamo, possiamo goderci ogni scorcio che il viaggio ha da offrire. Grazie Sicilia, ci hai fatti sentire a casa. Buon vento Alba e buon vento a chiunque di voi, un po' come noi, decida di intraprendere il proprio grande viaggio interiore nei luoghi dello spirito. Siete benvenuti a bordo e rimanete con noi per il prossimo episodio, in cui faremo rotta verso il sorgere del sole e avremo oltre 130 miglia da percorrere.